Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di TRMH 24. Papa Francesco ieri è stato il grande protagonista della seconda giornata del G7 che si svolge a Fasano, nel Brindisino. Nel suo discorso sull'intelligenza artificiale, il Santo Padre ha ribadito la centralità dell'essere umano. Ascoltiamo i dettagli. È l'uomo che deve sempre decidere, non le macchine. È l'appello che Papa Francesco ha rivolto ai grandi della terra presenti al G7 a presidenza italiana in corso in Puglia, aperto nella seconda giornata anche ai leader di 12 paesi e a 5 organizzazioni internazionali invitati al summit. Dopo l'arrivo in mattinata, intorno alle 13, nel primo pomeriggio il pontefice è stato accolto con un lungo applauso nella sala della sessione dedicata all'impatto dell'intelligenza artificiale nella società e alle questioni energetiche riguardanti l'Africa e la regione mediterranea. Disteso e sorridente, il Santo Padre ha salutato i leader presenti, prendendo il posto al tavolo tra Meloni e Macron. È la prima volta che un Papa partecipa ai lavori del gruppo dei sette e questo rappresenta inevitabilmente un momento storico. Non la ringrazierò mai abbastanza per essere qui con noi oggi, così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprendo la sessione pomeridiana dei lavori. Subito dopo la parola al Pontefice che ha esordito dicendo: ho due versioni, quella lunga e quella breve, leggerò la breve, mostrando i due discorsi preparati. Papa Francesco ha così portato subito il suo stile informativo formale anche nell'ambito della riunione dei grandi. L'umanità è senza speranza se dipenderà dalla scelta delle macchine, ha sottolineato il Santo Padre, aggiungendo poi, in riferimento ad esempio all'uso dell'intelligenza artificiale nella guerra, che in un dramma come quello dei conflitti armati è urgente ripensare lo sviluppo e l'utilizzo di dispositivi come le cosiddette armi letali autonome per bandirne l'uso, cominciando già da un impegno fattivo e concreto per introdurre un sempre maggiore e significativo controllo umano. Nessuna macchina dovrebbe mai scegliere se togliere la vita ad un essere umano. Francesco ha poi chiesto che l'intelligenza artificiale sia coniugata con l'etica. Solo se sarà garantita la loro vocazione al servizio dell'umano, ha ribadito, gli strumenti tecnologici riveleranno non solo la grandezza e la dignità dell'essere umano, ma anche il mandato che quest'ultimo ha ricevuto di coltivare e custodire il pianeta e tutti i suoi abitanti. Parlare di tecnologia, per Bergoglio, è parlare di cosa significhi essere umano e quindi di quella nostra unica condizione tra libertà e responsabilità, cioè vuol dire parlare di etica. In questo scenario, secondo Papa Francesco, c'è bisogno di una sana politica per guardare con speranza e fiducia al nostro avvenire. Grazie. E ieri appunto a Fasano il contro forum del G7. Dopo la conferenza stampa con al centro il tema del pacifismo in opposizione all'invio di armi in Ucraina, sono state centinaia le persone che hanno manifestato in corteo insieme ad associazioni e studenti. Lì per noi c'era Michele Mitarotondo. Seconda giornata del G7 in Puglia, è stata la giornata del Papa ma anche del controforum qui in conferenza stampa al comune di Fasano, con in prima linea la CGIL Puglia ma anche tante altre associazioni. Temi condivisi in prima battuta, quelli relativi alla guerra, quelli del pacifismo, poi gli slogan voi 7, noi 8 miliardi e quindi l'economia di guerra è un cattivo affare. Allora ascoltiamo su tutti questi temi in prima battuta la segretaria della CGIL Puglia Gigia Bucci e poi le altre voci delle associazioni. E oggi c'è uno sbilanciamento spaventoso, pauroso tra le grandi ricchezze e le grandi povertà, quindi è evidente che il modello di sviluppo attuale è fallito. Non ha funzionato, va ripensato, ma va ripensato soprattutto partendo dalla condizione reale delle persone, di certo non chiudendosi in un resort. Noi chiediamo il cessate il fuoco, chiediamo una condizione di pace in tutti i paesi del mondo, ci sono tantissimi conflitti aperti in moltissime aree del mondo. Ci avevano detto che l'Ucraina bisognava sostenerla militarmente, va bene, è stata sostenuta militarmente, ma la
l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite prevede sì il diritto all'autodifesa, ma al contempo prevede il fatto che a un certo punto la comunità internazionale interviene per comporre per via negoziale il conflitto. È quel fin tanto che non abbiamo visto adesso e di cui non abbiamo visto tracce neanche in questo G7. E dopo la conferenza stampa c'è stato il corteo assolutamente pacifico di protesta da parte del Contro Forum, molto colore, tutto però assolutamente sotto controllo. Ascoltiamo anche la voce di un rappresentante degli studenti. Vogliamo un mondo che non continui con questo ulteriore finanziamento ad un'economia di guerra che ci porterà inevitabilmente ad un conflitto quasi mondiale, se non mondiale stesso, atomico, che potrebbe mettere in difficoltà tutti, dagli giovani agli studenti, qualsiasi categoria. È importante questo corteo, è importante questo contro il G7 perché rappresenta tutto quello che la società civile chiede ai governatori e che loro non vogliono evidentemente rispondere. Momenti di tensione nella tarda serata di ieri all'esterno del Media Center del G7 allestito in Fiera del Levante a Bari. È lì che un attivista del movimento ambientalista Global Extinction Rebellion, che manifestava già dal pomeriggio davanti alla struttura, si sarebbe incatenato ad un tirante come pratica di resistenza passiva, suscitando l'intervento della polizia. I referenti del movimento hanno denunciato l'atteggiamento di un agente che, secondo quanto riferito, avrebbe tirato la catena stringendo il collo del manifestante e causandone lo svenimento. Al contrario, la questura di Bari riferisce che l'uomo ha cercato di incatenarsi ai cancelli mentre gli agenti di sicurezza tentavano di impedirglielo, ha detto di sentirsi male ed è stato portato con un'ambulanza del 118 in ospedale, dove è attualmente sottoposto a controlli. Nessuno lo ha stretto, conclude la nota ufficiale della questura. Intanto la polizia sta acquisendo le immagini di numerose telecamere di videosorveglianza nell'area per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il piano Mattei è uno dei temi più importanti e discussi nel G7 pugliese e mira a sostenere economicamente i paesi africani per creare nuove opportunità economiche e sbocchi commerciali per l'Italia. Se ne è parlato a Bari durante un evento organizzato dall'Associazione Globe. Sentiamo. Sostenere economicamente la crescita del continente africano, rafforzando la relazione tra l'Italia ed un paese ancora troppo sottosviluppato, ma dal quale possono essere generate grandi opportunità. È l'obiettivo del piano Mattei, disegno di legge approvato alla Camera solo lo scorso 10 gennaio e diventato già tema di discussione nevralgico nel G7 pugliese. Un piano che guarda al futuro e a nuove opportunità, di cui si è parlato a Bari in un evento organizzato dall'Associazione Nazionale per il Clima Globe e che si basa sul concetto di collaborazione tra i paesi. Per fare della cooperazione vera occorre insegnare alle altre realtà a autosvilupparsi, non semplicemente migrare, andare a restituire rimesse economiche per farli crescere, ma cominciare a fare industria, commercio, attività di servizi che nei loro paesi siano giustamente valorizzati e consentano una crescita economica complessiva. Il paese africano non va dunque più etichettato come mero punto di partenza di flussi migratori verso l'Italia, ma come un nuovo polo di risorse e opportunità, a partire da quelle economiche in quanto sbocco commerciale per il nostro paese, ma anche per la salute del pianeta Terra, adottando tecnologie green volte ad accelerare la transizione energetica che miri alla decarbonizzazione. È una proficua opportunità di collaborazione che è globale, non è soltanto italiana, non è europea, non è nordafricana o africana, è globale, perché quello, la possibilità di ridurre gas climalteranti in una parte del mondo ha degli effetti benefici su un'altra parte, quindi è un'opportunità. Veramente ringrazio Globe per aver organizzato questo convegno. Tramite l'utilizzo di modelli virtuosi di economia circolare, il paese africano potrà dunque avere un celere sviluppo, soprattutto grazie all'utilizzo di energia rinnovabile, con un ritorno significativo per l'Italia e non solo. Noi abbiamo valutato che, ad esempio, nel solo riciclo degli imballaggi in un anno, a livello di nazione Italia, siamo in grado di creare valore per il paese pari a 3 miliardi di euro. Ecco, pensiamo come aver trasferire queste possibilità, queste esperienze in territori che ancora oggi hanno una gestione dei rifiuti più orientata sullo smaltimento in discarica. Figuriamoci che valore aggiunto potremmo generare e che indotto potremmo creare, sviluppando tutto un settore della green economy che oggi ancora in questi territori non è presente.
E a Taranto, in concomitanza proprio con i lavori del G7 di Borgo Ignazia, un incontro francescano con un focus speciale sul Mediterraneo. Vediamo i dettagli. Dal 14 al 16 di giugno Taranto diventa il fulcro di un significativo incontro promosso dalla provincia dei Frati Minori di Puglia e Molise. Un mare di fraternità ai francescani per un nuovo umanesimo del Mediterraneo, parte del capitolo delle Stoie, riunisce frati, clarisse e laici in un programma intenso e ricco di iniziative finalizzate a promuovere pace e riconciliazione nel Mediterraneo. Proprio negli stessi giorni Borgo Ignazia a Saveletri di Fasano ospita il G7, dove i leader mondiali e Papa Francesco affrontano temi globali di rilevanza politica, tra cui conflitti e cambiamenti climatici. Questo contesto internazionale accentua l'importanza dell'incontro francescano, che si propone di rispondere alle sofferenze contemporanee superando l'indifferenza e offrendo soluzioni ispirate alla spiritualità francescana. Taranto, scelta per la sua centralità nelle questioni sociali e ambientali del Mediterraneo, diventa così teatro di un appello alla sensibilizzazione pubblica sulla necessità di azioni concrete per la cura, la giustizia, l'ospitalità, il dialogo. Il programma dell'evento prevede una tavola rotonda sul Mediterraneo, testimonianze di figure come Fra Francesco Patton e Suor Miriam Oyarzo e discussioni su progetti francescani nella regione. Tra i momenti salienti spiccano una preghiera per la pace, un concerto di Giovanni Caccamo e laboratori di confronto e ascolto. La manifestazione si concluderà con una messa solenne presieduta da Fra Massimo Fusarelli nella cattedrale di San Cataldo. Ad una settimana dal ballottaggio per le amministrative di Bari, la campagna elettorale si infiamma anche sui social network. Botta e risposta tra il candidato di centrosinistra Vito Leccese e quello del centrodestra Fabio Romito. Ascoltiamo. Un programma comune per la città. Vito Leccese e Michele Laforgia, dando seguito all'annuncio di mercoledì scorso, hanno iniziato a confrontarsi sull'idea di governo della città per i prossimi anni. Le prime proposte verranno presto sottoposte ai loro sostenitori. Gli staff dei due ex contendenti, ora alleati, si sono riuniti per analizzare i limiti dello sviluppo urbano attuale e per parlare dei possibili percorsi di miglioramento che Bari può intraprendere nei prossimi anni. Tra i temi di discussione anche la definizione dei primi provvedimenti della prossima amministrazione. Un'iniziativa che mostra tutta la fiducia del tandem Leccese-Laforgia in vista del ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24 giugno. Lo sfidante Fabio Romito intanto continua la sua campagna elettorale, incontrando i cittadini nei mercati e nei comitati, lanciando un appello al voto, invitando le persone a scegliere il cambiamento. Sul cambiamento, ma di idea, lo pungola sui social Vito Leccese. Il candidato sindaco del Partito Democratico ha pubblicato un'intervista di Romito al Quotidiano di Puglia risalente al 2021. A De Caro ruberei Vito Leccese, diceva l'attuale candidato del centrodestra. Sono contento della sua ammirazione, ironizza l'ex capo di gabinetto di De Caro. Prometto che da sindaco non lo deluderò. Romito prima conferma il giudizio positivo, ribadendo però la necessità di discontinuità, poi passa al contrattacco, definendo Leccese il candidato del sistema, sostenuto dal cerchio magico di Emiliano. Vito, stai sereno, scrive sui social, libereremo Bari dal sistema. E questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento è con la prossima edizione del nostro telegiornale. Buona giornata.